ragazze, allora oggi voglio fare questo video tag sulla primavera che dannazione non vuole arrivare. Qui continua ad esserci nuvole, cielo grigio, pioggia, tutto tranne che la primavera. Comunque, a parte questo, sono 12 domande appunto sulla primavera, sul trucco, la moda e tutto il resto. Allora, prima domanda, qual è il tuo smalto preferito per la primavera? E questo, quello che ho sulle dita adesso, questo bellissimo color menta, che in assoluto il mio colore preferito per la primavera, il colore che più di tutti mi ricorda la primavera, quindi questa bellissima stagione. Ed è questo smalto della Kiko, che è il numero 389, è bello pigmentato, quindi rimane sulle unghie molto bello scrivente, bello pigmentato, però non so perché, ma almeno su di me ci metto un'eternità ad asciugare, infatti si rovina, anche perché io quando metto lo smalto, cioè non so perché, ma soprattutto io quando metto lo smalto mi vengono in mente 3 milioni di cose da fare e le devo fare in quel momento, cioè non riesco mai a mettermi lo smalto, a stare lì brava, tranquilla, calma, a farlo riposare, mi metto a fare 350 milioni di cose e il risultato è che continua a rovinarsi. Però a parte questo, questo è il colore, per il mio colore per la primavera, quindi questo è il mio smalto preferito in assoluto, menta, bellissimo. Seconda domanda, qual è il colore per le labbra must have per questa primavera? Allora, ne ho scelti, ho scelto 4 rossetti, non sono riuscita a sceglierne solo uno e ve li faccio vedere. Questi due sono in assoluto i miei colori preferiti, ma non solo per la primavera, anche per l'estate, perché alla fine si tratta sempre di una di bella stagione, quindi colori vibranti, sgargianti. E questi due sono di Yves Saint Laurent e la linea Rouge Volupté. Allora, questo bellissimo fucsia è proprio accesissimo, troppo troppo bello secondo me questo fucsia. E questo è il numero 10, questo credo sia il numero 10, ed è stupendo sulle labbra perché è super scrivente ed è appunto questo fucsia molto molto acceso. E tra l'altro sono morbidissimi, io li adoro, costano tanto, non costano poco, però la qualità secondo me è eccezionale. Poi c'è questo, sempre di Yves Saint Laurent, questa anche lui ovviamente della linea Rouge Volupté, e questo è il numero 27, ed è più un rosa corallo. Gli altri due rossetti sono questo della MAC, che amo, che mi fa impazzire, e Please Me, ed è questo bellissimo rosa, che non è né troppo acceso, quindi non è troppo appariscente, non è troppo chiaro e non è neanche troppo scuro da essere un rosa insignificante. Non so se sono riuscita a farvi capire, la tonalità secondo me giusta di rosa sulle labbra ed è opaco. E in realtà tutti i rossetti, la manca pochi rossetti opachi, non so se adesso sono usciti dei nuovi, però ne ha pochi. Quelli che ha però sono bellissimi, almeno a me piacciono tutti tantissimo, anche Kind of Sexy, che è opaco, lo adoro, mi fa impazzire. Poi, terza domanda, mostraci il tuo vestito preferito per la primavera. Allora, l'unica cosa primaverile che ho fuori in questo momento, perché devo ancora fare cambio degli armadi per colpa di questo tempo terribile, è questa camicetta che vi ho già fatto vedere, questa camicetta che ho preso a Tokyo da Forever 21. Quarta domanda, qual è il tuo fiore preferito? Allora, il fiore che più di tutti mi ricorda la primavera per me è in assoluto la margherita. Perché? Quando andiamo a portare Olivia a fare un giro al fiume, là c'è un campo grandissimo, e ogni volta, ogni anno che viene la primavera, si riempie di margherite ed è spettacolare, bellissimo, perché ci sono tutti questi fiorellini, appunto le margherite, che sono bianche, e poi ci sono altri fiorellini di cui non conosco il nome, che sono viola, piccolissimi, minuscoli, ed è uno spettacolo. Quindi per me il mio fiore preferito in assoluto per la primavera sono le margherite, ma in generale, infatti c'è stato un periodo che mi ero talmente fissata con le margherite che le volevo avere anche in casa, tipo volevo i vasi enormi, giganti, appenderli sulle travi con le margherite. Vabbè, follia, però le adoro, è in assoluto il mio fiore preferito per la primavera, è dolce e non lo so, mi ricorda questo bellissimo periodo. È dolce per un fiore, vabbè. Quinta domanda, qual è la tua sciarpa, il tuo accessorio preferito per la primavera? Sciarpe no, non ne metto primavera. Accessorio, non è facile come domanda,
accessorio, forse i sandali, sì, le scarpe sono degli accessori, no? Quindi sì, forse i sandali, sono forse la mia cosa preferita. Qual è il trend di questo? Qual è il trend primaverile che ti piace di più di quest'anno? Non so, devo ancora controllare. Cos'è che va di moda quest'anno in primavera? Non lo so, non ho ancora avuto modo di vedere, di controllare, di andare in giro. No, non so niente, a dire il vero, né di trucco né di moda. Penso, almeno a Tokyo era così, ma a Tokyo penso in tutto il mondo ogni anno in primavera vanno i colori pastello, no? Quindi questi rosa, questi azzurrini, questi verdini. E il color menta. Il color menta. Fate più cose con color menta. Settima domanda: qual è la tua candela preferita per la primavera? Allora, a dire il vero, non ci sono candele, nel senso che io preferisco gli incensi alla candela, no? Perché li trovo anche molto più profumati, no? E mi piace tantissimo quello al patchouli, quello alle rose, ma un po' tutti gli incensi, continuano ad esserci pelucchi, un po' tutti gli incensi mi fanno letteralmente impazzire. Di candele no, non ce ne sono. Ottava domanda: qual è lo spray per il corpo, profumo preferito per la primavera? Allora, spray per il corpo no, profumo in realtà io metto lo stesso profumo un po' per tutto l'anno, non faccio grosse differenze. E quello che sto utilizzando da un po' è questo di Thierry Mugler, ve l'avevo già detto, di Thierry Mugler Alien, che è fantastico secondo me. E non so, magari, ecco, per l'estate non so se lo indosserò, perché è molto forte come profumo. Un altro che però mi sta piacendo tantissimo e secondo me sarebbe più adatto per la primavera e l'estate è questo che ho provato, il Chanel numero 5, però è la nuova versione, praticamente un Chanel numero 5 moderno, ed è infatti più giovanile, più delicato rispetto al vecchio classico Chanel numero 5. Mi sta facendo impazzire, mi sta piacendo tantissimo anche questo, perché appunto è molto 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 delicato. Poi domanda numero 9: come la primavera dove vivi? Allora, la cosa bella di Lodi è che appunto ci sono tantissimi campi intorno, ci sono tantissimi boschetti e c'è questo fiume, e quando arriva la primavera si riempiono letteralmente di margherite, quindi c'è tutta questa natura, tutto questo verde, tutta questa erba che cresce verdissima, questi fiorellini. Questa è in assoluto la cosa che più mi ricorda la primavera qui, perché poi noi, soprattutto quando arriva la bella stagione, portiamo tantissimo fuori olive a correre in questi campi, ed è bellissimo per questo, no? Perché è pieno di fiori, pieno di queste margheritine, col bel tempo, il cielo azzurro, il sole, è bellissimo per questo. Però in assoluto la cosa più bella è stato vedere assolutamente la fioritura dei ciliegi a Tokyo, che è stato veramente spettacolare. Poi decima domanda: qual è la cosa che preferisci della primavera? Allora, la primissima cosa che noto e che mi piace della primavera è vedere allungare le giornate, quindi vedere arrivare le 7 di sera e fuori ancora il giorno, c'è ancora luce, e questa cosa mi piace tantissimo. Un'altra cosa ovviamente è il bel tempo, no? Quindi c'è l'azzurro, il sole, anche perché io sono terribilmente meteoropatica, proprio il meteo ha un'influenza sulla mia vita pazzesca su di me. Quindi bel tempo, bell'umore, cattivo tempo, cattivo umore, cattivissimo umore anzi. Quindi anche ovviamente vedere anche tutti i fiori, veder fiorire, vedere tutto questo verde, insomma tutto della primavera è bellissimo, però per una meteoropatica come me in assoluto il tempo che migliora le giornate lunghe. Undicesima domanda, bella questa: sei una che insomma fa le pulizie di primavera? Assolutamente sì, cioè ogni settimana, vuoi dire? Per me è primavera tutto l'anno, tipo c'è mia mamma che quando viene a casa e mi trova che faccio le pulizie le si squartano, perché dice che ogni volta faccio le pulizie come se appunto dovessi fare le pulizie di primavera, quindi proprio ribalto completamente tutta la casa. Quindi in realtà io faccio le pulizie primaverili tutto l'anno, adesso a maggior ragione, soprattutto perché dobbiamo fare il cambio degli armadi, e quella è una cosa che mi piace meno. Comunque, dodicesima domanda: hai progetti per le vacanze di primavera, pausa primaverile? Oddio, siamo appena stati a Tokyo, quindi quello è stato sicuramente un bellissimo viaggio primaverile con i ciliegi e tutto il resto, e non lo so, vedremo. E niente,
basta. Queste quindi erano le 12 domande su questa bellissima, splendida stagione. E niente, penso che quindi il tax sia finito. Fatemi sapere cosa ne pensate. Non credo, oddio, non credo che ci sia qualcuno che non ami la primavera. Tranne forse le persone che hanno le allergie. Quindi vengono fuori tutti, cosa sono, i pollini. Ecco, forse loro la detestano giustamente la primavera, però tutte le altre persone penso che la primavera sia... E la stagione forse è più bella dell'anno anche per le temperature, no? Perché c'è il bel tempo, però allo stesso tempo non si soffre di caldo, non grondi di sudore, ti puoi godere queste bellissime temperature, questo bellissimo tempo. E basta, niente. Fatemi sapere appunto se volete rispondere a qualunque di queste domande, non so più parlare. E noi ci vediamo nel prossimo video, ciao!